protestano per avere garanzie sul proprio futuro lavorativo dopo le brutte notizie circa la situazione dell'azienda per cui prestano servizio. Questa mattina 101 operai della Conateco hanno sfilato con cartelli e slogan nel porto di Napoli, provocando non pochi disagi a turisti e napoletani che accedevano ai terminal per i vari imbarchi. La vicenda che li riguarda è quella che coinvolge la società a cui l'autorità portuale intende revocare la concessione all'esercizio d'impresa. Una decisione che metterebbe a rischio il posto di circa 101 dipendenti ed altri 400 dell'indotto. Come hanno spiegato Gennaro Imperato della FIT CISL e Antonio Dauria della FILT CGL, la maggiore azienda terminalistica che movimenta il 90% dei container in arrivo e in partenza ha accumulato grossi debiti verso l'autorità portuale e non solo, per un totale di circa 7 milioni di euro. Da qui una situazione che rischia di degenerare a meno che Cosco ed MSC, i due maggiori azionisti di Conateco, non decidano di mettere denaro nella società. Porto è un'autorità portuale commissariata, ormai le vertenze sono numerose. Il disagio sociale oggi è Conateco, ma nel porto ricordiamo che ci sono innumerevoli vertenze che non trovano ancora una soluzione. Conateco ha avviato una procedura per 101 licenziamenti, addebitando praticamente le motivazioni a problemi infrastrutturali del porto di Napoli. In queste settimane però si è evidenziata una grossa contraddizione, perché nonostante questa carenza infrastrutturale che comunque c'è rispetto al porto, ma è generale, non è solo il problema del dragaggio, ma è la questione legata all'ultimo miglio, al retroporto, ai collegamenti ferroviari, gli interporti. Nonostante questa difficoltà logistica del porto di Napoli, c'è stato comunque un incremento delle attività di circa 2.000-2.500 container in questo semestre. Quindi è in parte strumentale questa posizione della Conateco. Insieme a questo c'è una questione legata al mancato pagamento dei canoni di locazione all'autorità portuale, che ha messo in piedi un procedimento che potrebbe arrivare addirittura alla revoca della concessione.